secondo passettino è quello di farle su due ottave, quindi in questo caso sempre in fa partirò quasi certamente con l'indice. Vedete che se mixo le varie diteggiature ho moltissime possibilità. Le note sono sempre le stesse, ma io cambio sempre, diciamo, posizioni della tastiera e diteggiature. Però non focalizzate troppo l'attenzione su, appunto, su queste diteggiature, sulle posizioni, altrimenti dimenticate la cosa principale, che è quali note sto suonando. E su questo ci sarebbe un esercizio molto bello che però io non mi sento in grado di proporvi, ma vi faccio vedere solo come sarebbe, quello di cantare le triadi mentre si suonano. Questo vi aiuta a immagazzinare il suono che ha la triade, in questo caso maggiore. E quando poi improvviserete, penserete appunto alla sonorità della triade e vi verranno delle frasi che avrete in mente, ma eseguirete sullo strumento. Quindi è sempre ottimo cantare tutto quello che facciamo. Anche se ora, a parte, ho anche poca voce, ma non ho comunque una bella voce, quindi evito. Altra cosa, fate questi esercizi in tutte le tonalità, tanto trovate tappeti, backing tracks e quant'altro, sempre sul link sotto al video. Un esercizio molto famoso, però sempre utile per lo studio delle triadi, in questo caso se parlo sempre solo di triadi maggiori, è quello di farle tutte per semitoni. Cosa vuol dire? Parto da Mi, oppure su due ottave, Fa. So che non è semplice, ma pensate alle note, quindi Fa, Do, Fa diesis. Sol, La bemolle, La, eccetera, eccetera. Questo si può fare ascendente, discendente, quindi tutte discendenti. Partiamo da Mi. E vado avanti, oppure un ascendente, una discendente. Insomma, anche qui, come dico sempre, inventatevi gli esercizi come ho fatto io, tant'è che ho una libreria piena di appunti, esercizi inventati, mentre ne faccio uno, scrivo un altro. Questo è sempre ottimo per la creatività, comunque scrivere, inventare, fa sempre bene, non fa mai male. Anche se sono esercizi, magari ovviamente sono stati fatti già da altri prima di noi, però è impossibile prevedere. Quindi sentitevi totalmente liberi di scriverveli, di inventarveli. E soprattutto fateli in tutte le tonalità, perché io mi rifiuto di vedere altri video didattici in cui si parte dal Do maggiore, perché Do maggiore è semplice da spiegare e da capire. No, si parte subito dal difficile, e quindi prendo un La bemolle, penso alle note che compongono La bemolle maggiore,
La bemolle, Do, Mi bemolle. E devo essere in grado, come lo sono, questo maledetto Do maggiore, che poi è anche brutto. Vedete, sbaglio perché io il Do maggiore mi rifiuto di suonarlo. Pensiamo innanzitutto a quali sono le note che compongono la triade di La bemolle. No, la tonica, La bemolle, la terza maggiore, la Si Do, Do naturale, e la quinta, Mi bemolle, ottava, La bemolle, decima, dodicesima. Io devo essere in grado, come lo sono il Do maggiore, di essere libero e cosciente di dove sono tutte le note su tutta la tastiera, non solo magari su una parte, perché ho studiato bene questa diteggiatura, allora perché poi rimango qui e quando devo improvvisare non ho la libertà di spaziare tra le varie ottave, tra tutte le parti della tastiera, quindi mixando appunto le varie posizioni, ma soprattutto pensando alle note, devo essere in grado di fare più o meno Fa diesis. Insomma, sbizzarritemi, studiate tutte le tonalità che vi sarà utilissimo e non sarete mai più in difficoltà quando vi diranno che okay, questo brano è Sol bemolle minore, perché non uso questo. Avrete sempre la coscienza di quali sono le note, i gradi su tutte le tonalità e non solo su quelle più, tra virgolette, semplici. Poi in realtà se ci pensate bene, sul basso parlare di tonalità più difficili, più semplici, ha poco senso, essendo comunque uno strumento abbastanza geometrico, diciamo così. Sì, hai più alterazioni a cui pensare, però se avete fatto un buono studio, quindi per dire prendo una settimana, mi studio. Faccio tutti gli esercizi in Si maggiore, la settimana dopo in Re bemolle e così via. Per forza di cose, col tempo immagazzinerete appunto, oltre alla sonorità, anche tutta una serie di informazioni che appunto vi faciliteranno la vita in tutto quello che suonerete.